Rieccoci, un po' di giorni sto avendo dei problemi tecnici con i video, ma facilmente risolvibili. Dicevo, questa settimana questo trattore che utilizziamo per come sostituto, cambio ZF, che è un po' di anni che non guidavo, l'ultima volta l'ho guidato un Eurostar 4,70 e mi ricordo che era molto più morbido e preciso nell'innestare. Invece su questo Stralis 500 il cambio è abbastanza duro ed impreciso, però potrebbe darsi causa chilometri. Per innestare velocemente le marce devo fare la doppietta, come si faceva su 682, 691, 643, 642, 662, i vecchi torpedoni. Molto più comodi, cambio automatica, meno impegnativo, fa tutto lui e fa anche la differenza sui consumi. Statali con delle buche enormi, e si parla che non è un lavoro usurante. Vabbè, senza nulla togliere ai metalmeccanici o ad altre categorie di lavoro usurante, visto che in questa categoria è riconosciuta la malattia professionale dell'ernia a disco, non capisco perché non è un lavoro usurante. Essendo un lavoro usurante, anche questo è un lavoro che devi andare con i 42 anni di contributi, devi andare in pensione quando ci sarà, se ci sarà. Vai, sei rallentato per te far passare. Mamma mia, mamma mia. Dicendo, si va in pensione qua anche in questo settore con 42 anni di contributi e ti deve andare bene perché non è un lavoro usurante, quindi siamo seduti, stiamo senza fare niente, quindi dobbiamo aspettare i 42 anni. Senza calcolare che sono quelli che riescono a raggiungere l'età con fisicamente non al 100%, perché è utopia, ma
discrete condizioni, ma la maggior parte, oltre le varie ernie e tutti i problemi che si possono avere, colesterolo altissimo, circolazione, molti, perché si fa tra virgolette una vita sedentaria, ma non è sedentaria, è stressante, anche se oggigiorno è alquanto migliorato, devo essere onesto, ma con fisicamente molto debilitati. In più inizia la vista, c'è il calo naturale della vista, ma in questo caso la vista, che è il senso e l'organo principale di questo lavoro, comincia a venire meno, ad avere problemi, ci si fa gli occhiali, ma iniziamo le visite annuali della patente, e prima che si raggiungano i cosiddetti 42 anni di contributi, ti viene declassata la patente. Mi sembra giusto, tra virgolette mi sembra giusto, perché se vengono meno le qualità psicofisiche, vengono declassate le patenti, ma senza tener conto che se hai fatto questo lavoro, sei arrivato al di sotto dei 60 anni o 60 anni o qualcosa in più dei 60 anni e cominci ad avere dei problemi seri e ti viene declassata la patente, te che hai fatto sempre l'autista andrai a fare il giardiniere, andrai a fare il pizzaiolo, il panettiere, il racchettapalle, che cosa andrai a fare? Chi ti prenderà più a lavorare? A quell'età, fisicamente, non del tutto, ma parzialmente debilitato, allora questo non è un lavoro usurante. Secondo la legge, però, secondo alcuni parametri, inizia ad avere problemi, viene declassato, l'azienda dice io ho solo bilici, che ti metto a fare? Giustamente, se è un'azienda che ti vuole bene, seria e tutto, ti può mettere a scopare il piazzale, ma oggi le aziende serie ci stanno, ma non si possono più permettere di tenere qualcuno a scopare il piazzale, quindi se non servi più, arrivederci e grazie, e la pensione te la va a pianzaccoccia, dicono i romani. Dato tutto della tua vita, dici sì, ma sei stato pagato? Sì, lo so, ma ti ho dato la mia vita, i miei contributi, tutto quello che mi è stato chiesto, mi è stato a certi versi estorto, per certi versi estorto, adesso tu stato che legiferi e metti determinate regole, ti devi far carico anche del problema che se mi declassi le patenti, se mi declassi la, oddio salsa mattina mi incarto, se mi declassi la patente e quindi non posso più svolgere il mio normale lavoro, dovrai farti carico pure di me, che sto per diventare un peso per la comunità, perché se non riesco a raggiungere gli anni di contributi che mi diano, ma non è che buca, se non stai attento qua li muovi pure i denti, gli anni di contributi che mi diano la garanzia di una pensione, graverò sulla spesa pubblica, sulle tasse degli altri cittadini, graverò con la pensione sociale. Allora, associazioni di categoria, sindacati, tutte le persone che possono interessarsi a voi, ma dove siete? Facciamo casino quando serve qualcosa, servono i voti, serve la forza sociale per smuovere determinate situazioni che non vengono smosse se non altrimenti creando casini, scioperi e tutto. Alle cose serie chi è che ci pensa?
chiaro, stamattina non è che mi sono svegliato con la vena polemica. Stamattina sono, come tutte le mattine, felice di alzarmi, contento di tutto. Mi sono un po' amareggiato perché ho visto quella testa di rapa che mi ha tagliato davanti al casello, quindi stavamo rischiando un incidente di prima mattina. E allora ho tirato fuori questo argomento che è causa di amarezza per me, devo dire la verità. Qualcuno potrà dire, beh, allora che fai, perché non cambi, perché non trovi soluzioni? Sinceramente ci sto pensando. Ci sto pensando. Eccoci qua, siamo quasi, adesso siamo davanti al cancello dell'Officina Nazionale di Armamento di Pontassieve. Officina Nazionale di Armamento non è delle armi, mi raccomando, non cominciamo a pensare cose strane, ma è l'armamento nel settore ferroviario, l'armamento delle linee e tutto. Eccoci qua. Stiamo qua in attesa che il buon custode apra il cancello. Ragazzi, spero che quello che ho detto possa trarre spunto a qualcuno di quantomeno iniziare a prendere provvedimenti o a smuovere un po' le acque. Dobbiamo fare le riforme sociali, facciamole. Ma facciamola seriamente, non a chiacchiere. Ecco qua, il buon custode stamattina è gentilissimo, mi dà la possibilità di andare a fare colazione, perché come è giusto che sia, prima delle 8, l'orario di lavoro inizia alle 8, quindi prima delle 8 non caricherò, però siccome ci comportiamo come persone serie, da persone per bene, senza far casino, senza fare niente, ci dà questa possibilità, entriamo, parcheggiamo, ci si dà il buongiorno tra persone educate, ti dà la possibilità di entrare prima, così a piedi vai al bar, far colazione e poi per poi rientrare e fare espletare insomma i tuoi doveri, il carico e tutto. Buca poco enorme, sono riuscito ad evitarla apposta. Ragazzi, chiuderò questo video perché sono in una fabbrica e non mi piace mostrare troppo. Ciao, buona Ponte dell'Immacolata a tutti e ci vediamo prossimamente. Buona giornata, ciao.